Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua e vi porto la mia flexibility summer routine, ovvero fondamentalmente gli esercizi che faccio per mantenere la mia flessibilità durante tutta l'estate, dato che in questo periodo ballo molto di meno. Io ancora sto continuando a fare lezione, però sono molto più ridotte, quindi tento di mantenermi in forma facendo questi esercizi che ora vi farò vedere. Questi ovviamente li farò anche ad agosto, quando ovviamente sto proprio ferma, completamente ferma, che più ferma non si può. Ovviamente questi sono esercizi, alcuni semplici che possono fare tutti, altri un pochino più difficili. Vi metterò per ogni esercizio la difficoltà dell'esercizio, così in base al vostro livello voi vedete se le potete fare oppure no. Io vi lascio al video. Iniziamo con delle circonduzioni della testa, prima verso destra e poi verso sinistra. Ora invece riscaldiamo le braccia. Apriamo le gambe e tocchiamo la terra con le mani, cercando di avvicinare il più possibile il busto al resto del corpo. Da questa posizione pieghiamo e stendiamo le gambe varie volte e poi spostiamo il bacino prima verso destra e poi verso sinistra. Ora chiudiamo i piedi in sesta, allunghiamo il busto in avanti e poi tocchiamo a terra con le mani. Anche in questa posizione pieghiamo e stendiamo le gambe varie volte e poi portiamo il bacino da una parte all'altra. Ora facciamo un grand plié in seconda posizione, molleggiamo e portiamo in avanti prima una spalla e poi l'altra. Stendiamo la gamba destra, spostiamo il peso su quella sinistra e con le braccia cerchiamo di spingere il ginocchio piegato il più indietro possibile. Ora facciamo la stessa cosa con l'altra gamba. Torniamo nella posizione iniziale e ci giriamo di profilo e molleggiamo. Ora ci alziamo in piedi con le gambe stese e andiamo ad avvicinare il busto alla gamba che prima era piegata. Ritorniamo nella posizione iniziale e ripetiamo tutta la sequenza con l'altra gamba. Ci sediamo a terra con la gamba destra stesa e quella sinistra piegata all'interno. Andiamo col busto sulla gamba stesa e manteniamo la posizione per 30 secondi. Alla fine ripetiamo lo stesso esercizio con la gamba piegata ad ostacolo. Da questa stessa posizione andiamo lateralmente con il busto sulla gamba stesa e cerchiamo di prendere il piede con la mano destra. Sempre da questa posizione andiamo con il busto verso il pavimento. Ora ripetiamo tutta la sequenza con la gamba sinistra. Per questo esercizio apriamo le gambe alla seconda e andiamo prima con il busto in avanti, poi lateralmente sulla destra, poi ci allunghiamo in avanti sulla stessa gamba e anche in questo caso ripetiamo tutta la sequenza a sinistra. Ora facciamo un esercizio un pochino più difficile. Dalle gambe aperte in seconda facciamo il passaggio delle gambe in avanti e poi all'indietro. Ora è arrivato finalmente il momento delle spaccate. Dopo aver fatto la spaccata allunghiamo le braccia e il busto in avanti e poi sempre dalla spaccata andiamo un po' indietro con la testa e con la schiena. E ora facciamo invece la spaccata alla seconda. Manteniamo la posizione per un po', ma non vi preoccupate perché abbiamo quasi finito con i nostri esercizi. Come penultimo esercizio facciamo la spaccata al muro. Infine, come ultimo esercizio, prendiamo una sedia e facciamo l'over split a destra, a sinistra e alla seconda.
Bene, il video è finito. Se vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, condividete il video su tutti i vostri social e non dimenticate di seguirmi su tutti i miei social che sono Musical.ly, Instagram e Twitter. E scrivetevi nei commenti cosa farete quest'estate e se questo video vi è stato utile oppure no. Io vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo la prossima settimana, o almeno spero. Cercherò di vedervi anche la prossima settimana, quindi...